Le telecamere leggono le targhe, resta alta l'attenzione ad Erice contro l'escalation di furti. Il comune potenzia il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere ad infrarossi. Intervenga Campagna, la vicenda ericina lontana dal ricomporsi propone oggi una nuova frattura tra il sindaco Giacomo Tranchida e la segreteria comunale del PD. Simonte chiama in causa i vertici provinciali del partito. Affoca a mare l'Orso d'Oro, il docufilm di Gianfranco Rosi riceve il prestigioso riconoscimento al Festival di Berlino. A son di like c'è tempo fino a lunedì per votare attraverso i social l'Istituto Alberghiero di Erice che partecipa al concorso MPS Cooking Factor, il primo talent culinario di Banca Monte dei Paschi di Siena. Si ritorna al lavoro, Trapani Calcio e Pallacanestro Trapani hanno ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi incontri rispettivamente contro Salernitana e Casale Monferrato. Giacalone denuncia Telesud, il giornalista ha denunciato la nostra emittente per diffamazione. Telesud aveva dato lo scorso maggio la notizia che Rino Giacalone fosse iscritto sul registro degli indagati per tentata estorsione e millantato credito. Nei giorni scorsi sono state notificate 3 informazioni di garanzia al nostro direttore, al giornalista che scrisse l'articolo e al presidente del gruppo editoriale. Nella diretta delle 14:20 il servizio. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli, una piccolissima pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie e gli approfondimenti. ...21016, via San Michele 2, Trapani. Potenziato ad Erice il sistema della videosorveglianza, nel borgo medievale sono entrate in funzione nuove telecamere in grado di leggere le targhe dei mezzi che entrano in paese. Vediamo. L'obiettivo è di tenere sotto controllo il paese assicurando maggiore sicurezza. L'installazione delle speciali telecamere ad infrarossi erano state annunciate dal sindaco Giacomo Tranchida nel corso di un'assemblea dei cittadini nell'ambito dei provvedimenti volti a contrastare l'ondata di furti che tiene banco ad Erice ormai da mesi. Il nuovo sistema è in grado di riprendere il numero di targhe dei veicoli anche di notte e quando il borgo medievale è avvolto dalla nebbia, con le immagini che vengono monitorate nelle postazioni di controllo operative in questura e presso il comando della Polizia Municipale di Erice. Le nuove telecamere si vanno ad aggiungere a quelle già operative nel borgo medievale, così come a Rione San Giuliano e a Casasanta, e saranno anche utilizzate per accertare le violazioni del codice della strada. Ci siamo sforzati come comune, come amministrazione comunale, come comando della Polizia Municipale, di fare di più e meglio rispetto al nostro dovere in termini di sicurezza nel territorio, dunque di collaborare al massimo con le forze dell'ordine, di essere anzi d'ausilio e di supporto nel cablaggio, nel controllo, nel monitoraggio in termini di sicurezza, potenziando il sistema di videosorveglianza che abbiamo tanto a San Giuliano, a Casasanta, a Villa Mocarto, come ad Erice Capoluogo, addirittura in Erice Capoluogo con 2 telecamere intelligenti che registrano in tempo reale tutte le targhe delle macchine. Nelle prossime settimane in tempo reale daranno anche comunicazione di mancato pagamento di tasse se quella macchina è rubata, eccetera. Questo per, come dire, creare una sorta di cordone di sicurezza attorno alla città e per scoraggiare quanti pensano di continuare in un'azione criminale. Qualunque macchina passerà per Erice verrà fotografata. Questo anche se c'è nebbia. A maggior ragione, sono delle telecamere che sono costate un bel po', proprio per intervenire anche nel caso di nebbia. Il sindaco Tranchida quindi ha tenuto a ringraziare gli ericini che in queste settimane sono stati impegnati nelle ronde, incoraggiandoli sotto il coordinamento dell'ex assessore Silvana Catalano nella nascita di un'associazione di protezione civile. Un gruppo di residenti ha infatti deciso di continuare il proprio impegno per la sicurezza del paese aderendo al Soccorso, una delle associazioni che svolgono servizio di protezione civile durante le ore notturne per conto del comune e che si prepara ad attivare un proprio distaccamento in vetta. Io devo dire che la presenza dell'uomo, parliamoci chiaro, è quella più importante, in modo particolare nelle zone più a rischio e a rischio di spopolamento. Vogliamo sostenere questa nascitura associazione di protezione civile in Erice Capoluogo, legata a molti dei volontari che in queste settimane si sono spesi anche con queste ulteriori attività di monitoraggio. Continua la presenza dei vigili urbani anche nel centro storico, continua altresì per un periodo ancora, fino alla bella stagione, la presenza notturna dei volontari della protezione civile.
restiamo ad Erice ma per parlare della crisi politica. La vicenda ericina lontana dal ricomporsi propone oggi una nuova frattura tra il sindaco Giacomo Tranchida e la segreteria comunale del PD. Simonte chiama in causa il segretario provinciale Marco Campagna. Il servizio. Motivo del contendere questa volta non già l'incontro di giovedì scorso tra le segreterie comunali ericine di PD e Partito Socialista e il presunto accordo che dai due partiti sarebbe stato raggiunto in vista dell'appuntamento elettorale del 2017, fortemente contestato dal sindaco Tranchida, dal suo movimento Erice che vogliamo, bensì gli incontri che sarebbero dovuti seguire al fine di scongiurare la crisi politica minacciata dallo stesso sindaco con l'azzeramento della sua giunta. Una decisione questa che il primo cittadino aveva maturato a seguito delle dimissioni dei due assessori Mauro e Catalano di riferimento del Movimento Erice che vogliamo, che con questo atto avevano inteso reagire al coinvolgimento nella vicenda degli altri due assessori Montanti e Toscano di riferimento PD. Da qui la convocazione disposta da Tranchida per mercoledì 24 febbraio delle forze di maggioranza nella sede comunale di Rigaletta Milo per una necessaria verifica politica tesa ad accertare se sussistano ancora i presupposti per portare avanti il programma elettorale. Il segretario comunale del Partito Democratico, Gian Rosario Simonte, non mancando di contestare e discutere, definendola assurda ed incomprensibile, la scelta della sede comunale per un incontro prettamente politico, annunciava di avere disposto per martedì 23 e quindi un giorno prima di quella programmata da Tranchida la convocazione della direzione comunale del PD, invitando alla stessa anche il sindaco per discutere e fare chiarezza sull'intera vicenda. Se non che a questa riunione Tranchida ieri sera non ha inteso partecipare, disconoscendo la legittimità di una sola parte politica a discutere di fatti che investono gli interessi plurali della città. Un disconoscimento a tutto tondo delle funzioni e dell'autorevolezza dell'organismo comunale del suo partito, il PD, di cui ciononostante continua a professarsi strenuo sostenitore. Immediata la reazione del segretario cittadino Simonte che, nell'intento di tutelare l'immagine del partito, dei suoi dirigenti e dei suoi iscritti, ha prontamente investito della vicenda il segretario provinciale Marco Campagna. Conseguenziale l'annuncio che nessuna delegazione del PD parteciperà alla riunione di questa sera predisposta dal sindaco Tranchida. A Campagna l'arduo compito di dirimere l'intrigata vicenda e di trovare la soluzione ad una crisi che travalica i confini della politica e che, proprio per questo, appare di difficile soluzione. Il PSI siciliano appoggia il referendum anti-trivelle che si terrà il prossimo 17 aprile. In occasione del Consiglio nazionale del PSI, la consultazione è stata al centro dell'intervento della vice segretario provinciale di Trapani, Cati Marino, che ha sottolineato l'importanza che assume il referendum popolare abrogativo sulle trivelle in quanto rappresenta l'occasione giusta per sensibilizzare i cittadini chiamati al voto non solo sulle motivazioni del quesito approvato, ma soprattutto sulla direzione energetica da dare al nostro paese, che non può certamente essere quella fossile. Il Consiglio di amministrazione della Trapani Servizi ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016. Previsti ricavi per oltre 16 milioni di euro e utili netti per 724 mila euro. Vediamo. I numeri che arrivano dai bilanci della Trapani Servizi sono più che positivi. La società partecipata dal Comune, che tra le altre cose si occupa della gestione dei rifiuti in città e quindi anche dei vari impianti a partire dalla discarica di Contrada Borranea e dall'isola ecologica del lungomare Dante Alighieri, per il 2016 conta di fare utili per circa 700.000 euro. Somme con cui la Trapani Servizi conta di fare degli investimenti necessari per lo sviluppo aziendale volti a garantire il futuro occupazionale dei 150 dipendenti, così come evidenziato dall'amministratore delegato Mario Carta, che si è detto molto soddisfatto per il risultato ottenuto, rimandando alla corretta programmazione delle attività e alla oculata gestione delle risorse disponibili. Gli utili di bilancio permetteranno anche di avviare la contrattazione collettiva di secondo livello destinata alla definizione di premi di produzione per il personale dipendente da attribuire in funzione al miglioramento dei servizi. Il risultato previsionale 2016 ribalta e supera decisamente il risultato negativo atteso per il 2015, come spiegato dal presidente della Trapani Servizi, Rosario Bellofiore, che si è soffermato sulle emergenze che ha dovuto fronteggiare la società, superate anche grazie all'impegno di tutto il personale. La chiusura della discarica di Contrada Borranea, causata dai notevoli conferimenti di rifiuti disposti dalla Regione, ha infatti comportato conseguenze negative sul
bilancio 2015, ma le previsioni per il 2016 consentono di guardare al futuro dell'azienda con maggiore tranquillità. Nella stessa seduta, il Consiglio di amministrazione ha approvato anche il piano pluriennale degli investimenti riferito al periodo 2016-2018, nel quale, in virtù del positivo bilancio preventivo, sono stati inseriti consistenti investimenti per l'acquisto di mezzi e attrezzature per lavori di miglioramento dell'impianto di trattamento rifiuti di Contrada Belvedere e della discarica di Contrada Borranea ed investimenti per manutenzioni e lavori e in economia. E adesso cambiamo argomento. Fuoco a mare, il docufilm di Gianfranco Rosi, dopo il Sacro Graal, già premiato a Venezia, si aggiudica l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. Vediamo. Si commuove Rosi e chiama sul palco della Berlinale il dottore Pietro Bartolo e l'aiuto regista del film premiato alla 66esima edizione, quest'anno dominata dal tema dell'immigrazione, dell'integrazione e con uno sguardo forte al Medio Oriente e all'Africa. Dice che questo è un premio anche per i produttori, parla in inglese, poi in italiano. La presidente della giuria, Marilyn Streep, al fianco del direttore Dieter Koslick, legge il verdetto. Film eccitante e originale. La giuria è stata travolta dalla compassione, un film che mette insieme arte e politica e tante sfumature. È esattamente quel che significa arte nel mondo in cui lo intende la Berlinale. Un libero racconto e immagini di verità che ci raccontano quello che succede oggi. Un film urgente, visionario, necessario. Sul palco, Rosi comincia il suo discorso. Il mio pensiero più profondo va a tutti coloro che non sono mai arrivati a Lampedusa, a coloro che sono morti. Dedico questo lavoro ai lampedusani che mi hanno accolto e hanno accolto le persone che arrivavano. È un popolo di pescatori e i pescatori accolgono tutto ciò che arriva dal mare. Poi saluta con un bacio la figlia Emma. Ho passato un anno e mezzo a Lampedusa e l'ho vista solo pochi giorni. Questo la renderà felice per molto tempo. Sono un medico che lavora a Lampedusa e che si occupa dei lampedusani. Si occupa anche degli immigrati da oltre 25 anni e ne ho viste veramente tante. Ho visto cose belle, cose brutte e quindi per me questo film, questo premio viene proprio in un momento particolare come quello che si sta vivendo in questo momento in Europa, dove tutti cercano di chiudere le frontiere, no? E mettono muri, fili spinati, recinti. Con questo film io spero che tutti questi rifiuti o tutte queste, come dire, pregiudizi nei confronti di queste persone cadono e finalmente si possa dare una mano d'aiuto a queste persone. Io dico che effettivamente forse ne arrivano tanti, ma sono tanti che hanno bisogno, che scappano dalle guerre, dalla miseria, dalla fame, che scappano dalle persecuzioni in cerca di salvezza. E dopo tanti sacrifici, dopo tante sofferenze che io vedo negli occhi e sento e ascolto e li curo, arrivare in un paese, in Europa, in un paese civile, e poi si sentono rifiutati, si sentono, come dire, negate alla salvezza, pensate quanta delusione e quanta amarezza nei cuori di queste persone. Santa, cappotto donna 58 euro, giacca uomo da 59,90 euro, maglia merino su uomo 39,90 euro, pantalone da 29,90 euro. Bruno Carrieri, piazza Vittorio Emanuele, palazzo Platamone, Trapani. E riprendiamo il nostro notiziario. Sala gremita al Crystal di Trapani per il convegno, tutto dedicato al comparto della pesca, dal titolo Verso i nuovi piani di gestione. Sul tavolo di discussione, sostenibilità e nuovi incentivi anche per i giovani pescatori. Vediamo. Organizzato dai COGEPA di Trapani e di Mazara del Vallo, l'incontro ha visto la nutrita presenza di rappresentanti politici e della marineria trapanese, arrivati oltre che da Trapani anche da Mazara, da Favignana e da San Vito Lo Capo. Sui contenuti dei nuovi piani di gestione del comparto pesca abbiamo ascoltato il direttore del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta. La pesca innanzitutto è l'attività economica più di strategica rilevanza sia per la Sicilia ma in particolare per la marineria trapanese, che oggi è qui tutta riunita perché
ha portato un grande risultato, quella di essersi organizzata in consorzio di gestione della pesca artigianale, quindi di pescatori che sono in grado non solo di pescare ma anche di rispettare l'ambiente. Credo che questo sia uno dei grandi risultati che stiamo tra virgolette proponendo sia al Ministero sia all'Unione Europea, quindi la finiamo con la solita immagine del pescatore che rovina la risorsa del mare, non pensa per il suo futuro, perché se c'è qualcuno che è interessato agli stock ittici del Mediterraneo, quello è il pescatore, perché da lì passerà il futuro dei propri figli. E quindi da questa impostazione del piano di gestione locale verso tutto il resto è la misura che consentirà la nuova programmazione con il FEAMP, che è il Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca. Sentiamo ora quali saranno in pratica le effettive ricadute sui nostri pescatori. Si prevede sia la modernizzazione delle attrezzature, sia la diversificazione delle attività. Si pensa quindi anche ad un pescatore che possa intercettare l'attività turistica col pescaturismo e l'ettiturismo. Sia questa misura molto interessante per i giovani pescatori, con la possibilità di una sorta di apprendistato a bordo. Cioè finalmente si decide di intervenire per valorizzare questo mestiere e soprattutto si finisce di rottamare i pescatori, che è stato invece lo spirito delle precedenti programmazioni. Organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Trapani, si terrà domani dalle 15 alle 19 presso la sede di Confindustria Trapani il convegno sul tema Bando ISI 2015, incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un antico rito recuperato da un vecchio manoscritto è quello che oggi il ceto dei muratori e scalpellini affronterà in fase di preparazione della scinnuta del prossimo venerdì. Vediamo il servizio. La Quaresima è anche il periodo di preparazione alla processione dei misteri. Questa settimana, in occasione della scinnuta dei gruppi della flagellazione della coronazione di spine del prossimo venerdì, il ceto dei muratori procederà alla preparazione della scinnuta con il recupero di un'antica cerimonia che avverrà questa sera a partire dalle ore 19, quando una delegazione dei consoli del gruppo partirà dalla sede di via Nunzionasi per raggiungere la vicina chiesa del Purgatorio, dove il rettore padre Nicola Rack benedirà le aste che i portatori utilizzeranno per spostare il gruppo dinanzi all'altare. Il movimento avverrà con un rullio di tamburi a passo lento e tre squilli grevi di tromba, proprio così come avveniva nella chiesa di San Michele, dove prima della sua distruzione venivano custoditi i sacri gruppi. Nell'antico tempio i gruppi venivano tenuti durante l'anno in delle nicchie, delle quali venivano scesi proprio durante la Quaresima, e da questo prendono il nome di scinnute. Organizzato dal Centro Italiano Femminile di Trapani, si terrà domani alle 17 presso la sala conferenze del Palazzo Ulivo della Cittadella della Salute un convegno che ha per tema la prevenzione del tumore, incentrata soprattutto sul ruolo che hanno in materia gli stili e la vita alimentare. A relazionare saranno i dottori Giuseppe Vinci e Filippo Zerilli, entrambi dirigenti dell'ASL di Trapani, dietologo il primo ed oncologo il secondo. E si terrà sempre domani alle 17 a Trapani, nell'auditorium di Sant'Agostino, una mostra fotografica e conferenza sul tema Laudato Si per le preziosità naturali di Trapani e dintorni, un patrimonio da conoscere, salvaguardare e valorizzare per lo sviluppo sociale, culturale ed economico locale. In apertura della conferenza verrà proiettato un video documentario inedito sulla mattanza di Bonaggia del 92, ma ascoltiamo l'intervista. Si tratta di una informazione che vogliamo dare alla città e direi alla provincia di Trapani, perché quello che noi verremmo a presentare vuole essere un continuare un'attività che ha iniziato il Vescovo proprio nel settembre scorso, quando a Torre di Ligny ha voluto indicare la sacralità del creato e dinanzi a quelle bellezze che emergono immediate e che danno veramente una sensazione di gioia alle bellezze del mare e di tutto il circondario di questo mare, noi abbiamo pensato di continuare questo impegno per far amare la nostra terra, la terra non soltanto però della città di Trapani, così come si era iniziato, ma estenderla a tutta la diocesi di Trapani,
comprendendo in questo modo anche i contesti più vasti, quale Calatafimi, Alcamo, Castellammare e tutte queste zone del Trapanese. Domani sarà possibile visitare anche una mostra fotografica. Sì, abbiamo alcuni fotografi dilettanti, quindi amatori della fotografia, ma non soltanto fotografie, anche delle pitture e delle sculture, quindi abbiamo definito la mostra non fotografica ma iconografica. Questi autori metteranno a loro disposizione delle immagini che servono ad illustrare il tema che poi si svolge nella conferenza. Conferenza che sarà partecipata dai responsabili delle riserve, delle cinque riserve che ricadono nella nostra diocesi di Trapani, che sono Monte Bonifato, la riserva naturale orientata di Monte Bonifato, quindi Bosco d'Alcamo, poi la riserva dello Zingaro, la riserva di Monte Cofano, l'area marina protetta delle Isole Egadi e la riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco. C'è tempo fino a lunedì per votare l'Istituto Alberghiero di Erice, che partecipa al concorso MPS Cooking Factor, il primo talent culinario di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il servizio. L'Istituto Florio, diretto da Pina Mandina, è l'unica scuola siciliana che partecipa al concorso. Sono 8 gli istituti in gara, ma i finalisti saranno soltanto 2. Ancora pochi giorni di tempo per dare la propria preferenza. Fino alle 15 di lunedì 29 febbraio si potrà infatti assegnare il voto alla scuola. Dai like ricevuti dipende l'esito della gara. Solo coloro che avranno più like, infatti, potranno giocarsi la finale a Siena. Dobbiamo raccogliere tantissimi voti perché abbiamo bisogno del sostegno veramente di tutti. Attualmente siamo secondi, quindi ci giochiamo la finale con Riccione per pochissimi voti. Ecco perché ritengo che sia opportuno veramente che tutti trapanesi e non ci diano una mano, perché è una bella opportunità per i ragazzi, è un'opportunità di confronto con altre scuole del territorio nazionale. E poi siamo l'unica scuola siciliana, quindi con un po' di orgoglio dico che è anche bello raccontare il nostro territorio e appunto a Siena, davanti a una giuria tecnica che darà l'opportunità ai nostri ragazzi di misurarsi anche con le difficoltà di una serata aperta ad un pubblico, ad un'utenza reale, ad una giuria che li vedrà, li giudicherà sulla base della competenza professionale su cui stiamo lavorando. Ecco, come è possibile votare? È possibile votare attraverso un social, un profilo social che può essere Facebook, LinkedIn, Twitter o quant'altro. È semplicissimo, basta andare sul sito www.mpscookingfactor.it, cliccare su mi piace e il gioco è fatto. A decretare la scuola vincitrice sarà una giuria tecnica. Alla scuola col più alto cooking factor, Banca Monte dei Paschi di Siena devolverà 10.000 euro. Tuo da 250 euro al mese con manutenzione programmata e Kia Protection inclusi. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors. E adesso passiamo allo sport. Sono ripresi ieri mattina con una seduta di allenamento svoltasi presso il campo sportivo dell'SD Ponte San Giovanni in provincia di Perugia, gli allenamenti del Trapani in vista della sfida di sabato contro la Salernitana. I Granata hanno fatto ritorno in città e oggi sosterranno una seduta di allenamento pomeridiana con inizio alle 15. Ma torniamo alla sfida di lunedì sera e ascoltiamo le parole a fine gara degli autori dei 2 gol, Coronado e Torregrossa. Più che qualche notte, qualche mese che sogno di rientrare facendo gol e di riuscire a dare una mano alla squadra. Sono mancato molto quest'anno, questo mi dispiace, però spero da qui in avanti di dare il mio contributo per il nostro obiettivo e chiedo scusa ai miei compagni di non aver chiuso sul 3-0 la partita, però sono contento che sia finita con questa bellissima vittoria. Io spero... Era tanto che non segnavo, ma più che i gol spero che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi prima possibile per poi magari pensare di fare un campionato più che tranquillo, ma
magari pensare anche a qualcos'altro. Vabbè, sono stato fortunato intanto a trovarmi a tu per tu col portiere, questo devo ringraziare Bruno Petkovic che mi ha messo non una ma due volte davanti al portiere. Sì, sono arrivato davanti al portiere, ho fatto la finta di calciare, lui è stato bravo a rimanere in piedi, poi fortunatamente sono riuscito a dribblarlo e a far gol. No, niente male, abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile contro una squadra importante. Cerchiamo di continuare così, abbiamo preparato benissimo questa partita, sono molto contento per il gol e molto più contento per i tre punti che abbiamo portato a casa per i nostri tifosi. No, è anche giusto, non stavo giocando la mia migliore partita, ho sbagliato un po' di palloni, però cioè, il mister mi conosce, mi dà libertà, mi dà una grande mano dentro e fuori di campo e sono molto contento di aver fatto questo gol. E adesso passiamo al basket, doppia seduta di allenamento per la Pallacanestro Trapani che si prepara alla sfida di domenica contro Casale. Per questa settimana gli allenamenti dei Granata si svolgeranno a porte chiuse. Giacomo Incarbona, segretario generale della società Granata, ha sottolineato come questa decisione non nasce certo per creare alcun tipo di separazione dei tifosi, ma solo al fine di consentire alla squadra di raccogliersi e concentrarsi al massimo sulla prossima sfida. E adesso passiamo invece al calcio regionale. Domenica si è giocata Dattilo San Cataldese, valevole per la 23esima giornata del campionato di eccellenza. Ad imporsi per 3-1 è stata la formazione di mister Massimo Formisano. Ascoltiamo le interviste ai giocatori del Dattilo, Gaspare Paladino, Francesco Palermo e Giuseppe Grimaldi. È stato molto emozionante segnare in questa partita molto importante che ci ha portato in vantaggio. E poi l'abbiamo chiuso sul 3-1 e niente, è stato bello, una bella emozione. Sei corso sotto la tribuna per questo gol, il tuo primo in questa stagione, quanto è stato importante anche l'abbraccio dei compagni? Sì, no, è stato bello, c'erano tutti i miei amici, i miei parenti, mio zio che me l'aveva detto, segniamo prima della partita e sono andato sotto da loro. È stata una bella emozione, speriamo di viverne altre, di continuare a fare bene e che le cose vadano per il verso migliore. Sì, è stata una vittoria importante che ci fa restare in vetta. È stata una partita combattuta e siamo riusciti a far bene. Quanto è stato difficile per te oggi giocare in una posizione diversa dal solito? Vabbè, diciamo che mi adatto, quindi non è stato poi così difficile, però alla cavo. È arrivata questa vittoria, adesso primi con il Gela, prossima partita con il Camarat, ci sono 7 finali. Sì, ci sono 7 finali, ogni partita è combattuta e cerchiamo di fare bene anche nelle prossime. Sì, una vittoria importantissima anche perché ci fa capire che siamo in lotta a questo punto anche per vincere il campionato. Come diciamo da quasi più di 2 settimane, 3 settimane viviamo alla giornata e lottiamo in campo e i risultati si vedono. Adesso Camarat, qui deve arrivare anche il Gela che è l'altra capolista, saranno 7 partite tutte da vivere. Sì, appunto come ho detto prima ce la metteremo tutta per arrivare il più alto obiettivo possibile. Verrà il Gela che oggi ha vinto e quindi si candida anche lei per vincere il campionato. Diciamo che era la favorita all'inizio del torneo, quindi l'aspetteremo qui e ce la giocheremo a viso aperto. Chiudiamo con gli appuntamenti sulla nostra emittente. Questa sera alle 21 e alle 23 andrà in onda una nuova puntata di Grand Hotel. L'argomento della trasmissione sarà la partecipazione delle Isole Egadi alla BIT 2016. In studio con Iana Cardinale e il sindaco Giuseppe Pagotto, a seguire lo speciale realizzato a Milano nel corso della Borsa Internazionale del Turismo. Con questo è tutto, ma ci rivediamo fra pochissimo con la nostra seconda edizione.